Presto, Sakashita, fa preparare l'elicottero. Ce la filiamo e portiamo con noi Yukina con le pietre Irui. Potrò rifarmi velocemente della perdita. Come vedi, Tarukane, ora sei rimasto solo. Devi aver sigillato la cella di Yukina con i talismani. Per questo non sono riuscito a localizzarla neppure col mio terzo occhio. Ma quando l'hai fatta uscire hai commesso un grave errore. Ehi, no, aspetta un secondo. Io sono molto ricco, posso coprirti d'oro. Anzi, guarda, ti propongo un affare. Yukina è in grado di produrre delle pietre preziose. Se passi dalla mia parte saranno tue. No, che guaio, siamo fritti! Che c'è ancora? Dobbiamo assolutamente fermarlo. Se uno di noi uccide un essere umano, anche se questi è molto malvagio, si macchia di un crimine e viene punito. Me ne occupo io. Maledetto, la pagherai molto cara! Non sperare di cavartela così. Crepa! Con l'ucciderlo. E se anche fosse? Di che cosa ti preoccupi? Questo è l'uomo che ti ha torturata, giusto? Lo so, ma io non ne posso più di questa terribile, assurda violenza. Non voglio più vedere soffrire nessuno, neanche lui. Lo so che è un uomo malvagio, crudele. Ti prego, non farlo. Non devi ucciderlo. Lo risparmierò. Tu però non piangere più. Non si merita che versi lacrime per lui. Grazie, che il cielo ti benedica. Meno male, sembra che tutto sia finito bene. Già. Non so neanche chi tu sia. Dimmi chi sei, perché sei venuto a salvarmi? Sono uno di loro. Un membro della squadra. Ah, che shock! Mi ero scordata di loro! Bene, bene. Mi ero precipitato aspettandomi il peggio e invece tutto si è risolto per il meglio. Non comparire così all'improvviso. Mi hai fatto prendere un colpo. Non hai voluto rivelare la tua identità. Hai qualche ragione particolare per non farlo? Non mi sembrava necessario tutto qui. Già, d'altronde sta a te decidere. Per il momento mi sta bene così.